formazioni: Amelia e Santo e Borghetto e Ribaltone, Brugnato, Beverino, Dio Maggiore, Santo Stefano e Zignago. Confermate le liste uscenti. Allerta meteo prorogata fino alle 15 di domani. La provincia sospende la didattica in presenza in tutte le scuole. La luce perenne illumina la statua di San Francesco per la festa del patrono d'Italia celebrata dal vescovo diocesano. Altra stangata per i furbetti dei rifiuti, pugno di ferro delle autorità locali grazie ai sistemi di videosorveglianza cittadina. Spezia pesantissimo 4-0 a Verona, ora la sosta ma squadra al lavoro per preparare lo scontro salvezza con la Salernitana. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TLS Giornale. 4 ottobre, giornata di elezioni, qualche sorpresa, qualche voto invece annunciato tra conferme e smentite. Sentiamo cosa è accaduto nei comuni chiamati al voto nella provincia spezzina nel servizio di Jacopo Cidale. Dalle conferme di Sisti e Pecunia, la sorpresa a Galazzo e Coduri. Sono i verdetti delle elezioni amministrative nei 7 comuni chiamati alle urne. Il primo verdetto in ordine di tempo è arrivato già ieri sera a urne aperte, con la conferma di Simone Sivori a Zignago. Il sindaco uscente non aveva infatti rivali e gli è bastato che si recassero alle urne il 40% degli aventi diritto al voto. Ad Amelia la sorpresa di giornata con Galazzo del centro-sinistra che con il 47,18% supera il candidato del centro-destra Mauro Ciri, fermo al 43,93%. Più distaccato il terzo candidato Mauro Manzi. A Borghetto Vara l'altro risultato inaspettato con Stefano Coduri che con il 55,89% supera il sindaco uscente Claudio Del Vigo, fermo al 44,11%. A Santo Stefano c'è la conferma del centro-sinistra con Paolo Assisti con il 49,08%, davanti a Emanuele Cucchi con il 29,22%, più indietro gli altri tre candidati. Centro-sinistra che vince anche a Rio Maggiore con Fabrizia Pecunia, che con il 52,87% supera Edoardo Bonanini al 47,13%, anche se è in corso il conteggio di alcune schede che sono state contestate nel seggio di Manarola. A Brugnato la sfida tra ex alleati vede Corrado Fabiani superare Claudio Galante, rispettivamente 51,30% contro il 48,70%. A Beverino l'ex assessore nella giunta Rossi Marco Cosini vince con il 45,61% davanti a Giampaolo Pascotto al 26,39%, più indietro gli altri candidati. Andiamo a sentire alcune delle voci dei protagonisti di queste elezioni, cominciando dal contributo della confermata Paola Assisti, sindaco a Santo Stefano Magra. Le vittorie non sono mai scontate, io ho sempre detto quando mi dicevano ma tanto ce la fai che le battaglie vanno combattute. È stata dura, credo, come tutte queste tornate elettorali, sono contenta, tra l'altro sto ricevendo notizie che stiamo vincendo in tutta Italia, stiamo vincendo in tutti i comuni quasi di questa provincia, ringrazio il mio partito che mi ha sostenuta tantissimo, ringrazio la coalizione di centro-sinistra, sono orgogliosa e il mio grazie va ai cittadini di Santo Stefano che hanno riconfermato la loro fiducia in me, garantisco che non la tradirò. E da una conferma a una sorpresa, quella di Umberto Galazzo per Amelia. È stata un'impresa quasi impossibile, partivamo da 400 voti di differenza rispetto alle ultime elezioni, è stata una squadra creata diciamo in maniera molto diciamo così rocambolesca perché nel giro di neanche 3 mesi siamo riusciti a mettere su questo gruppo di persone quasi completamente nuove e quindi siamo molto soddisfatti, è una cosa inaspettata e ora però c'è da impegnarsi subito perché le cose da fare sono tante. E parliamo di meteo, anticipando la notizia relativa alle previsioni del tempo, perché proprio in queste ore
L'allerta meteo è stata prolungata, arancione su tutto il territorio provinciale. Vista la situazione in provincia della Spezia, è stata sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La provincia ha ufficializzato il provvedimento. Nel territorio comunale sono state sospese anche le attività per l'infanzia. In particolare, lo stato di allerta, come illustrato da ARPAL, precisa che un'intensa fase prefrontale con precipitazioni copiose e criticità idrologica ha interessato per molte ore l'entroterra savonese e la Valle Stura. Dal pomeriggio tutta la regione sarà coinvolta dal passaggio del fronte perturbato vero e proprio, con rovesci e temporali, colpi di vento particolarmente intensi ai quali prestare massima attenzione. Nello Spezzino, che rientra nella zona C, l'allerta sarà arancione su tutti i bacini fino alle 13 di domani e poi gialla fino alle 15. 38 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 1.641 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 939 tamponi antigenici rapidi, 11 nuovi casi in ASL 5, per un totale di 437 persone attualmente positive in provincia e 375 sorveglianze attive. Sempre 6 i ricoveri in ospedale, mentre resta vuota la terapia intensiva. Nessun decesso in regione, mentre la percentuale dei vaccini somministrati rispetto alle dosi consegnate dalla struttura nazionale si attesta all'85%. E Regione Liguria nei prossimi giorni partirà insieme alle ASL tra le prime in Italia con la vaccinazione contestuale anticoronavirus e antinfluenzale. La doppia vaccinazione sarà proposta negli hub pubblici, privati e nelle farmacie, che potranno quindi somministrare entrambi i vaccini. Al momento della somministrazione anticoronavirus, anche per le terze dosi, l'antinfluenzale sarà offerto ai soggetti per cui questo tipo di vaccino stagionale è raccomandato e gratuito sopra i 60 anni. Chi invece ha già ricevuto entrambe le dosi di anticoronavirus e non dovrà effettuare la terza dose potrà recarsi ad effettuare l'antinfluenzale in farmacia presso le ASL o il proprio medico di famiglia, così il presidente di Regione Liguria, assessore alla sanità Giovanni Toti, in merito alla somministrazione contestuale dei due vaccini. È un servizio aggiuntivo anche per le persone over 80 che già circa 7.000 hanno prenotato per effettuare la terza dose del vaccino anticoronavirus, ha spiegato ancora il presidente Toti. Nei vari hub e nelle farmacie gli sarà offerta anche la possibilità di ricevere contemporaneamente l'antinfluenzale. Così accadrà per gli over 60 che devono effettuare ancora la prima o la seconda dose. Continua senza sosta la lotta agli autori degli abbandoni di rifiuti in città, fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Gli agenti della polizia locale hanno sanzionato più di 100 persone nel solo mese di settembre. L'attività di indagine è partita dalla visione incessante delle telecamere di videosorveglianza dislocate nel centro cittadino e anche in periferia, alcune delle quali incrementate recentemente, soprattutto nel quartiere Umbertino, proprio in adiacenza alle isole zonali. I rifiuti venivano abbandonati in modo seriale, senza accedere ai contenitori con l'apposita tessera. Gli agenti sono riusciti a generalizzare ugualmente i responsabili, risalendo alle loro residenze con indagini mirate sul posto e anche attraverso gli accertamenti esperiti sui veicoli con cui si recavano presso le isole zonali. Stamattina la giunta Peracchini, su proposta dell'assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi, ha deliberato le linee di indirizzo del bando per il riconoscimento delle agevolazioni TARIC, tassa sui rifiuti corrispettiva 2021. Gli sconti sulla tassa dei rifiuti sono doverosi in questo momento di disagio socio-economico, ha dichiarato il sindaco della Spezia. Dobbiamo fare tutto ciò che è nel potere del comune per arginare una crisi dilagante. Per questo la giunta ha deliberato l'esenzione o la riduzione della TARIC per le famiglie maggiormente in difficoltà. Anche quest'anno è stato difficile e complesso con famiglie che vivono condizioni di fragilità economica causate dalla pandemia, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi. Abbiamo voluto proporre nuovamente questo bando per le agevolazioni TARIC, destinando risorse comunali per oltre 200.000 euro per dare un sostegno e un aiuto concreto ai nuclei familiari più deboli del territorio. Via libera alle agevolazioni, la tassa sui rifiuti, grazie anche a risorse comunali, pari a 220.000 euro del capitolo ciclo dei rifiuti a favore di famiglie in difficoltà, concedendo nei limiti stabiliti dalla normativa esenzione o riduzione della TARIC per i nuclei familiari residenti nel nostro comune con determinati valori ISEE, dichiara l'assessore al ciclo dei rifiuti, Christopher Casati.
È stata celebrata questa sera al santuario di Gaggiola dal nostro vescovo diocesano Monsignor Palletti, trasmessa in diretta dalla nostra emittente, la Santa Messa nella ricorrenza della festa di San Francesco, patrono d'Italia. Nell'occasione, come da tradizione, è stata accesa la luce perenne davanti alla statua del santo. Siamo dunque oggi a celebrare la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. In effetti nasce proprio all'interno del contesto di quella che oggi noi chiameremmo la nostra nazione. All'epoca era molto più variegata, ma di fatto il contenuto culturale, il contenuto religioso, il contenuto sociale è quello. È veramente Italia. E nasce come un fiore particolare, innanzitutto per la Chiesa, ma che poi si rivela quanto sia capace di effondere il suo profumo su tutta la società e di parlare veramente a tutti, dai più grandi ai potenti, ai più piccoli, ai poveri, anche ai più lontani, che peraltro lui andrà a cercare per annunziare l'Evangelo di Cristo. Oggi Francesco è veramente nostro contemporaneo, non solo nostro patrono, sia perché in cielo vive e dunque noi non commemoriamo qualcuno, ma facciamo memoria nella fede di un fratello che ci ha preceduto, portando in sé quei segni tipici del Cristo che lo hanno così identificato, così profondamente conformato alla vita del Signore risorto. Trascorrere insieme a tutta la nostra comunità le celebrazioni del più italiano dei santi, il più santo degli italiani, San Francesco, patrono d'Italia, oltre ad un anno dalla pandemia di Covid, è un momento di particolare commozione. Come sindaco, ma ancor di più come cittadino e membro della nostra comunità, va il mio più sentito ringraziamento all'Ordine dei Frati Minori del Convento di Gaggiola, che dal 1455 è impegnato in un'opera fondamentale di sostegno con grande delicatezza, riservo, attenzione, capace di essere lievito di coesione sociale. Quella francescana è una famiglia universale, composta da tutti i volontari che senza risparmiarsi mai partecipano alla propria comunità, donando tempo ed energie, attualizzando le virtù cristiane e quei valori umani ai quali tutta la società italiana dovrebbe anelare. Il 2021 è stato l'anno della promessa della ripartenza, dopo l'emergenza sanitaria dal Covid-19, che ha investito l'Italia, l'Europa, tutto il mondo. Una promessa che possiamo mantenere veramente e pienamente solo ad un'unica condizione: non lasciare indietro nessuno. Se durante i mesi più duri e difficili della pandemia la nostra città ha dimostrato di essere davvero una comunità coesa e solidale, grazie all'aiuto di ogni associazione e di ogni volontario religioso e laico, lo stesso spirito deve animare quella che ad oggi ha tutti gli effetti la ripartenza. Ripartire non significa accelerare verso un progresso senza freni né destino. Significa ripartire dall'uomo, dai suoi bisogni fisici e morali. Pensare ad una progettualità di vita per ognuno, essere veramente consapevoli che siamo tutti indissolubilmente legati gli uni agli altri. 9.040 servizi in ambulanza per oltre 216.000 km percorsi e 295 nuclei familiari assistiti attraverso la distribuzione di pacchi alimentari nei primi 7 mesi dell'anno. Il bilancio delle attività svolte dalla Croce Rossa della Spezia da gennaio a luglio 2021 per quanto riguarda i soccorsi di emergenza, i trasporti sanitari in ambulanza e il sostegno alle persone in difficoltà economica. Dall'inizio dell'emergenza i nostri volontari hanno garantito un impegno senza precedenti e questi numeri lo dimostrano in maniera eloquente, commenta il presidente dell'associazione Luigi De Angelis. Ora guardiamo avanti, forti di questi numeri, perché l'emergenza non è ancora terminata. In molti continuano a rivolgersi alla Croce Rossa per ricevere un aiuto concreto, sia di tipo sanitario che sociale. È più facile tenere pulito che pulire. È lo slogan di Puliamo il Mondo che questa volta tocca Cadimare. Volontari e associazioni consapevoli della gravità dell'emergenza dei rifiuti in mare sono armati di pazienza e hanno passato la mattina a ripulire la spiaggia e i fondali. L'iniziativa
è stata organizzata dalla Proloco di Cadimare nell'ambito della campagna indetta da Legambiente. Il servizio e le immagini di Elisabetta Toracca. Quello di, diciamo, di tenere pulito il nostro pianeta, il nostro ambiente, il nostro mare è un tema che riguarda tutti noi. Ci vuole una grande opera di prevenzione, perché sicuramente non dobbiamo andare a tirar su la roba che abbiamo tirato oggi su dal mare, ma dobbiamo anche impedire che queste attività, questi comportamenti vengano fatti, ma purtroppo ci sono, e quindi noi operiamo anche per dare un segnale alle persone che si devono comportare così. Ringrazio Legambiente e la Proloco di Cadimare. Iniziative come questa vanno replicate, vanno supportate, la nostra amministrazione lo fa, e quindi ben vengano appunto iniziative di questo genere che fanno veramente la differenza. Oggi siamo qua, abbiamo dato un contributo importante all'ambiente, il mare ha bisogno di noi, del nostro aiuto, del nostro supporto. Sono venuto molto volentieri a portare, diciamo, il saluto della Regione, ma soprattutto a collaborare nel prossimo futuro con la Proloco per tutti quelli che sono le tematiche ambientali. Io sono un appassionato subacqueo, sono andato per anni e vado ancora adesso per mare, sia con le bombole che senza. Tutto quello che rimane sul nostro fondo va ad uccidere una parte della vegetazione, una parte della capacità ecologica del mare, di respirare, di far respirare. Sono rimasta colpita stamattina non soltanto per l'interesse dei bambini, ma soprattutto per la loro estrema competenza su alcuni temi su cui forse molti genitori non sarebbero altrettanto preparati. Tu sei attenta a non buttare rifiuti in mare? Sì! Che cosa avete qua dentro a questi barattolini? Chi me lo dice? Sigarette, carta, frutta ed plastica. E plastica. Quindi vi hanno fatto capire che tutti questi rifiuti intanto non si buttano in mare. E poi quando si raccolgono devono essere differenziati e poi riciclati, è vero? Sì, perché sennò i pesci muoiono. Perché sennò inquiniamo. Poi noi ci mangiamo il pesce e ci mangiamo anche noi la plastica. Devo dire che l'attenzione è molto alta. Vivono in un posto bellissimo e sanno di doverlo proteggere. Il futuro del pianeta è in mano loro. Assolutamente. Sono loro che devono portare la voce di noi che cerchiamo di insegnargli quello che è corretto, e sono proprio loro che devono insegnarlo ai genitori stessi. Abbiamo trovato dei gran copertoni di auto, abbiamo in genere delle ancore, tubature a tutto spiano, bottiglie, molte bottiglie e altre cose varie come residui delle reti, parecchia roba, quasi una tonnellata. È stata una giornata speciale da ricordare per l'impegno dei volontari, che è stato veramente molto massiccio. La cosa che più ci ha straordinariamente colpito è stato l'impegno di ACAM per quanto riguarda l'educazione ambientale. Da venerdì 8 a domenica 17 ottobre a Lerici il primo Festival della Salute, unico appuntamento in Liguria dedicato interamente al benessere nei suoi vari aspetti. Il festival proporrà una serie di appuntamenti per la salute del corpo, della mente e dell'anima all'interno di una tensa struttura in piazza Garibaldi. Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Qualche istante. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio sul primo Festival della Salute a Lerici, altrimenti andiamo avanti con il giornale. Eccolo. Da venerdì prossimo fino al 17 ottobre Lerici ospiterà il primo Festival della Salute, tanti appuntamenti a tema benessere che riguarda ciascuno di noi. Questo è vero, soprattutto riguarda ciascuno di noi l'acquisire consapevolezza. Lo scopo principale di questo festival è questo,
la capacità di conoscere per poi elaborare tutte quelle misure di prevenzione e di qualità della vita che servono per evitare di ammalarsi. Incontri, workshop, show cooking, conferenze, un festival multiforme? Sì, il Festival della Salute, saranno presenti vari tipi di laboratori dedicati alla floriterapia, alla naturopatia, alla malnutrizione artificiale e poi appunto degli screening gratuiti. E avremo anche letture di libri con vari autori provenienti appunto da fuori, anche locali, laboratori anche dedicati alla mindfulness, all'arte terapia e alla musicoterapia. Un festival che verrà ospitato in più luoghi del Borgo di Lerici. Conferenze vengono fatte presso il Tenso Struttura in Piazza Garibaldi a Lerici e tutte le altre appunto laboratori, screening verranno comunicati di volta in volta, comunque si può già trovare nel programma e comunque sul sito del Comune di Lerici www.lericicost.it. Il festival sarà un evento molto ricco che toccherà tanti aspetti legati al benessere. Assolutamente, noi siamo quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, pensiamo. Una delle iniziative più importanti è quello di poter contribuire a creare cultura, perché se è vero che l'informazione è prevenzione, portare consapevolezza alle persone attraverso quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, soprattutto lo stile di vita e parlare di epigenetica oggi è veramente una rivoluzione. Ammiraglio, al primo Festival della Salute di Lerici sarà presente anche la Marina Militare con Nave Italia. La vicinanza di Lerici alla realtà della Marina Militare è sicuramente un fattore che potrebbe favorire anche questa, diciamo, il consolidamento istituzionale di questa attività a favore dell'Istituto Antares da parte di Nave Italia. Un focus particolare sul tema della violenza sulle donne, un fenomeno ancora preoccupante purtroppo. Sì, un fenomeno estremamente preoccupante che abbiamo deciso di affrontare in una maniera, diciamo, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Dal punto di vista teorico interverranno come relatrici la dottoressa Maria Cristina Failla, la dottoressa Diana Brusacà, andranno avanti nelle relazioni l'ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Izzo. Chiaramente tutto, a corollario di tutto questo, ci sarà anche una parte pratica che sarà tenuta dal vicebrigadiere della Guardia di Finanza Francesco De Beneditis, che è il formatore anche per quanto riguarda la difesa personale proprio della Guardia di Finanza. Il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, ha scritto una nuova lettera a Poste Italiane. Il sollecito è arrivato per un motivo ben preciso. La situazione non è mutata rispetto all'anno scorso, da quando nella primavera 2020 la filiale di Monterosso ha deciso di ridurre i giorni di ricevimento per contrastare il contagio da Covid-19. Spiegano da Monterosso il primo cittadino, così prosegue: ad oggi non sembrano esserci prospettive di cambiamento e la stagione fredda che sta arrivando preoccupa notevolmente i cittadini e l'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi è stato emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in collaborazione con il Comune della Spezia e promossa dall'assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Fria e con il Comitato del Palio del Golfo, il bando per il concorso di idee relativo alla realizzazione di un'opera d'arte da posizionare presso la Fontana di Largo Fiorillo di prossima realizzazione. Il fine vuole essere di onorare la manifestazione storico-sportiva del Palio del Golfo con un bando che scadrà il 15 novembre. Tutte le informazioni e la documentazione all'indirizzo di posta elettronica adspmarligureorientale.it. Calcio, reduci dalla batosta con il Verona, le Aquile torneranno ad allenarsi domani sul terreno del Comunale di Follo, dove mister Tiago Motta, con i ragazzi rimasti in città, inizierà a preparare la sfida con la Salernitana che si terrà dopo la sosta. Andiamo però ad ascoltare il mister e il centrocampista d'occasione Salva Ferrer dopo la gara di ieri. Da quello che abbiamo visto nel primo tempo, penso che dei gol che possiamo evitare, e poi creare occasioni mi dà anche da essere positivo, nel senso che arriviamo a creare, arriviamo in area, manca solo concludere, che è la cosa più difficile, però dobbiamo essere molto più bravi nelle due aree, nella nostra sicuramente, ma anche nell'avversario. Non è stata una settimana facile, però ripeto, questo non è una scusa.
anche perché con i giocatori che siamo andati in campo siamo una squadra competitiva. Penso che di un livello che potevamo competere contro della Sverona. Non avendo bastoni mi dispiace per lui, ripeto, l'azione l'ho vista, poi ognuno interpreta al suo modo, la commissione dell'arbitro per rosso mi sorprende, anche se è un gesto dove è evitabile. Sicuramente noi tutti abbiamo questo rammarico perché abbiamo perso una partita dove secondo me abbiamo iniziato la partita che possiamo e dobbiamo credere molto di più in quello che possiamo fare e iniziare la settimana dopo il riposo di domani, iniziare la settimana pensando in la Salernitana, quei giocatori che restano e anche quelli che vanno in nazionale. Mi dispiace moltissimo per loro, per venire e vedere questo risultato. Credo che siamo stati tutti in un momento, siamo stati tifosi. La sola cosa che mi viene da dire è che i giocatori hanno lavorato, hanno fatto l'sforzo fino alla fine. Siamo tristi per non dire altro, però da dopodomani o da domani già penseremo alla Salernitana con la convinzione che possiamo vincere questa partita. Loro non hanno fatto tantissimo per fare 4 gol e invece noi abbiamo creato tanto gioco per farli e non siamo riusciti a farli, ma questa è la strada, dobbiamo seguire lavorando negli allenamenti, adesso abbiamo 2 settimane di lavoro, quindi a lavorare così su questa strada e a lavorare a essere più precisi nelle aree e basta. Sono il primo che vorrei finire con la porta a zero, siamo noi i primi a volere questo nome. Risultati e classifiche da lasciarsi in fretta alle spalle pensando al dopo sosta: Cagliari-Venezia 1-1, Salernitana-Genoa 1-0, Torino-Juventus 0-1, Sassuolo-Inter 1-2, Bologna-Lazio 3-0, Verona-Spezia 4-0, Sampdoria-Udinese 3-3, Fiorentina-Napoli 1-2, Roma-Empoli 2-0, Atalanta-Milan 2-3. Classifica che vede il Napoli a punteggio pieno con 21 punti in 7 gare, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Lazio, Juventus, Atalanta e Bologna 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa e Venezia 5. In zona retrocessione ci sono proprio Salernitana e Spezia con 4 punti, chiude il Cagliari a 3. Intanto stamani al San Martino di Genova Kevin Agudelo è stato sottoposto a un intervento di riduzione della frattura sottocorticale del quinto metatarso del piede destro. L'intervento seguito dal professor Federico Santolini è perfettamente riuscito. Il centrocampista colombiano inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. E in promozione Ligure Girone B, dopo 4 giornate, la capolista Don Bosco Spezia sembra strizzare l'occhio alla fuga. Andrea Catalani. Sembra esserci voglia di fuga in vetta al girone B della promozione Ligure da parte del Don Bosco Spezia capolista. Contro il Magra Azzurri a Pagliari, i rossoneri partono a sprombattuto e nel volgere di un quarto d'ora confezionano quell'1-2 articolato nelle reti di Azzaro e Romiti, di cui qui vediamo i festeggiamenti, che poi risulterà decisivo. Non solo, ma gli oratoriani continuano ad attaccare dimostrandosi decisamente in buona salute. Il Magra Azzurri comincia a vedersi sul finire del primo tempo. Dopo gli ospiti provvedono ad inserire in avanti Sant'Unione e a riportare al centro della difesa dalla destra Capitan Casassa. Quest'ultimo purtroppo nel finale si farà male e resterà ai bordi del campo costringendo involontariamente, è chiaro, i suoi a giocare l'ultimo quarto d'ora circa in 10. Però tra i biancazzurri qualcosa si muove, essi infatti si fanno pericolosi, d'altronde i padroni di casa rispondono per le rime, non a caso un palo per parte, finché a tempo regolamentare forse scaduto questa rete di Cantini su spunto proprio di Sant'Unione porta il risultato sul 2-1 costringendo i rossoneri locali
ad alcuni sgoccioli di match un po' in apprensione. Ad ogni modo finisce 2-1 e la capoclassifica, in ragione degli altri risultati, in particolare dell'1-1 della Forza e Coraggio in casa della Golfo Pro Recco, porta a 3 punti le lunghezze di vantaggio sul lotto delle seconde, posto che, come noto, ci sono ancora in ballo diverse gare da recuperare. È una partita vinta con grande intensità, giocata fino all'ultimo, peccato per l'ultimo gol preso, una disattenzione, che è meglio non farle quelle disattenzioni, però per l'aspetto atletico fisico contentissimo. E sicuramente quando si corre e si lotta fino all'ultimo è bello, il calcio fatto così è bello. Siamo primi in classifica, ci godiamo questa vetta della classifica. Siamo in chiusura con le previsioni del tempo che, come avrete intuito, non lasciano presagire nulla di buono tra la notte e la mattinata di domani. E vi lascio con l'IMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale. Arrivederci. La buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per martedì 5 ottobre in Liguria. A seguito dell'intensa perturbazione si stabiliscono sulla nostra regione condizioni di instabilità con locali rovesci concentrati soprattutto sul settore orientale. Venti forti di libeccio nella giornata di martedì. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, martedì 5 ottobre. Nella prima parte della notte piogge anche intense e temporali sul settore centro orientale. Poi in mattinata ancora piogge sparse sul centro-est regione, specie nelle aree interne. Schiarite e tempo più asciutto a ponente. Durante il pomeriggio generale miglioramento con belle schiarite a ponente ed addensamenti a levante con residue piogge nelle aree interne in via di attenuazione. Venti forti da sud-ovest con condizioni di burrasca al largo, mare da molto mosso ad agitato con mareggiate lungo le coste del centro e del levante. Temperature in calo le minime, stazionarie invece le massime. Lungo le coste prevediamo minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Nelle aree interne minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 12 e 18 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoliguria.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.